Ehi la ciurma, ennesimo episodio in cui controlliamo il decadimento terribile e lento della nostra legittimità. Allora, per fortuna Cerny scende abbastanza in fretta, dovremmo... No, il governatore perde 10 di lealtà, neanche no. Perde 40 di lealtà, guadagna 5 di lealtà. Vada, noi perdiamo di popolarità, ma quello aumenta leggermente, quindi dovremmo resistere in un modo o nell'altro. Allora, possiamo alzarla ancora un po', ma aspetterei ad alzarla, almeno di essere arrivato giù a 10. Per tirare su la legittimità, perché sennò davvero iniziamo ad avere tutti i personaggi sleali, ecco. Tra un po' potremo di nuovo provare a chiedere a qualcuno di supportarci. Lei sta morendo? No, non ancora. Oh, ne sto vedendo comunque una via d'uscita. Se riusciamo a resistere 8 anni così dovremmo essere a posto. Perché quello che è impattante di brutto è la profezia di Delphi. Ovviamente serve meno 008 in questo momento. Ma tu stai... Ah, sta scendendo la corruzione, ottimo. Ottimo. 31%. Aumentiamo la velocità perché tanto qua. Vediamo intanto se riusciamo a... Dai! Uno l'abbiamo convertito alla nostra causa. Supporto per il pretendente, se no altro sta calando pian pianino. Lui guadagna lealtà, no? Continua a perderne di lealtà perché è un pretendente. Come Scorned Family? Ah, la mia famiglia è scornata? LOL, noi abbiamo tipo delle navi stupide qua in giro. Ah no, qua c'è soltanto una trireme. Facciamo subito una trireme. Qua. E ci mettiamo poi a capo qualcuno della nostra famiglia. Ah, forse posso ottenere qualche supporto in più. Vai. No, no, non in questo momento. Fate questa nave per piacere. Ok, c'è quasi. 3, 2, 1, pop. Dobbiamo farlo per forza. A parte che gli zoticid sono solo... è quel tizio che dà solo soletto. Tua Slugid. Vai, mettiamo lui. Adesso ci sono i Dardanidi. Che sono scornati. Facciamo un'altra trirema per i Dardanidi. Allora... Aumenta a 40, ok. Ci sarà della gente che passa adesso da lei, no? Primer Hair Attraction più 8. Meno 0,24. C'è qualcuno che possiamo convertire? Sì, lui, ottimo. 51 e sale, ok, ottimo. Dai, ok, 38-60.
Non mi morire tu per piacere prima che finisci la situazione qua. 5 anni, 5 anni dobbiamo resistere. No, no, di più di 5 anni, cosa sto dicendo? 7 anni. 7 anni ancora con il discorso della profezia di Delphi. Ah, ok, adesso possiamo. Vai con i research points. Per bisogno di invenzioni interessanti. Allora, Recruit General, Triumph, Assassinate Cost, Navy Moral, Primary Culture, Sacrifice to the God's Cost. Output, Experience, Movement Speed, Maintenance, Cost. Movement Speed non è male, ma ho pochissimi punti in generale di tutto, quindi per il momento niente. Allora, vediamo se c'è qualcuno che vuole supportarmi le idee. Oh! C'è. Dai, ce la stiamo facendo pian pianino. 38%, dai. 0,18, 0,18, 0,18. Ottimo, vuol dire che siamo sotto solo per Delphi. Siamo sotto solo per Delphi. Non abbiamo qualcuno che possiamo mettere. Ecco, tipo lui. È un po' corrotto effettivamente. Mettiamo questo. Ah, c'è uno Scrooge Family, Dardanidi. C'è un Dardanide buono da mettere qua? No. Però mettiamo lui. Vai. Dov'è un Dardanide? Scusatemi. Eccolo. Siete ancora Xenonidi. Porca miseria, è possibile che. Allora, ah, ecco, qua è morto. C'è uno Xenonide buono. Sì. Vadi. Perde lealtà adesso che è generale. No. Vai. Si spende roba, ma non lo spenderemo in questo momento. C'è gente a cui possiamo chiedere supporto per la rete? No. No. Che è successo? Niente, devo lasciare un attimo fare quello che vuole perché non abbiamo tante possibilità. Cioè, nel tempo che scende di 5, questo scende di 5 praticamente. Però poi lo aumentiamo di 10, quindi pian pianino dovrebbe starci. Oh, sei un pretendente, cosa posso farci? Devo ammazzarti. Non devo mettere. Ah no, questo è il governatore di Siria. Kaiser. E niente, ce la rischiamo col fatto che sia il governatore di Siria quello. Perché se si gira male poi. C'è un pretendente comunque. Dai, scendi, tirannia, per piacere. Abbiamo qualcosa di nuovo che possiamo far passare? No, non ancora. Noi non possiamo assassinarlo perché è un. Non possiamo imprigionarlo perché è un pretendente.
Ma mia figlia è sposata, tra l'altro. Mi sa di no. E quanti anni ha? A 36 anni deve fare un figlio per forza. Allora, troviamo qualcuno di un po' interessante. Cioè, può essere anche un Lagide, però. Questo è mio fratello? Sì. Mi sa che c'è solo mio fratello come l'Agide. E avete visto che non era una buona situazione quello di essere sposati con un pretendente. Oh, pigliamone uno che sia un po' giovane. È Ugaride. Boh, va di com'è. Questo mi è fedele? Nì. Questo sì. Vai con lui. Oh, fa essere la legittimità, ottimo. Adesso il primary hair attraction è ancora più alta, quindi teoricamente dovrebbe. Sì, adesso la maggioranza della gente sono altro. Come? C'è uno che vuole un incarico. Tu in cosa sei bravo? Allora, diamogli una nave Bahalnid, a sto Bahalnid, e lo togliamo a nostro figlio. Ghiso Bahalnid. Ah, perché sei corrotto come non so che cosa. Infatti non ha lealtà e se va con la nave in giro, vabbè. Anche i Geralt e Strahd non sono contenti. Non hanno più il governatore, probabilmente. Ma faccio una mini nave per tutti, non so cosa dire. Ma meglio così che non essere senza gente comunque. Riusciamo a convincere qualcuno? Mi sa di no. Oh, mi ha dato un sacco di soldi, buono. Vai con questo, così non sei più scornato. Ok. Adesso c'è mio figlio a cui gli do della sua nave privata, che so si gira male. Dai. Ok. Andiamo in mano al signor Lagide qua. Dov'è il signor Lagide? No, non posso dargliela.
è stato spostato fino a maggio 619. E vabbè, qua non posso ottenere nulla da loro. No, ma almeno tu stai salendo? Sì, 005. Tu stai salendo? No. Un Kaiser. È pari per la tirannia. Qua scende perché... Tirannia. Questo è pari per la tirannia. E però devo tirarmela su sta cosa, non so come fare se non usando la tirannia. No, grazie. Dai, oratory advanced. Se tu riesci a finirmi sto oratory advanced, ci dai qualcosa di buono? Dai, 4 anni ancora. Di oracolo di Delfi. Fino al 23, sì, 4 anni. Ma già, miseria, che sofferenza questa cavolo di legittimità. Però adesso sta scendendo davvero di poco. Per la stabilità, la ruler popularity anche sta salendo, ottimo. Quelli non posso ancora convertirli in nulla, però. Ok, però non siamo persuasivi, altrimenti sarebbe stato un gran casino. Dai, 45%, riusciamo a tirarla su ancora un po'. Vada. Qua posso metterci adesso il mio caro Lagide. Sì, dove è finito però? Dove è andato? Dai, per piacere, dimmi, dove è finito? Ma... Ah, eccolo. Ok, così non è più Scholar Family, dovrebbe scendere un po' meno la realtà. No, è figlio del governatore di Siria, ma non ha nessun potere lui. 10:34, 10:13. Questo quando lo sblocca? Nel 620. Maggio 620, ok? C'è qualcuno che posso convincere? No, nessuno. No, è diventato demente, porca miseria. Riesco ad aumentare ancora la cosa prima che muoia. Quanti anni ha? 67 anni. La figlia ce l'ha un bambino? No. Fai un figlio per piacere. Prima di diventare sterile, altrimenti diventa un bel casino. Fai salire la legittimità. Al generale del quarto stratos è morto. E ci sarà. Ah, era un Mattanide, quindi dobbiamo metterci un Mattanide, uno della sua famiglia. Ci sta? Padi. Ok. Oh, ci sono quattro persone che però non riusciamo a convincere, non convinceremo mai probabilmente, o questo non salirà mai di... Questo è mio figlio e non mi vorrà mai bene. C'è un Gerbalide, che tra l'altro è capo di quella roba là. Se gli dessi uno stipendio aumenterebbe la sua lealtà di 0,20 al mese.
E niente, devo lasciarlo tranquillo perché se perdiamo di lealtà qua è davvero una tragedia. Sì. Quasi quasi gli darei questo. Anche se poi si può comprare il mondo. No, 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 lasciamo stare così. Allora, che cosa abbiamo sbloccato? Monthly Tyranny, ok. Vada con questa. Però ci teniamo solo quella. Monthly Tyranny che scende più in fretta ci serve davvero parecchio. Ok, solo 9 persone che lo supportano ora come ora. E diminuisce di zero. Molto bene, molto bene, molto bene. Tra 3 anni è finita anche quella maledizione dell'oracolo di Delfi. E potremo affrontare la situazione davvero con... Oh, è pari? Sì, se scendesse la tirannia un po' di più. E c'è un'altra persona che non ci vuole, Nico Xenonid. Perché ci vuole male? Boh. Ah, perché è amica di uno che ci vuole male. Non so cosa dire. Cosa scende o quando scenderà la cosa aumenterà, dai. Cosa invece scenderà sempre. Dai, 11,98, ancora un boh, po' di mesi e dovrebbe essere... Oh, più 0,1! Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Ce la stiamo facendo pian pianino. Supportano l'erede giusto. Avrà una stabilità maggiore della mia. La Giudea, ci sono dei problemi di Giudea, vabbè. Direi che per questo episodio può essere tutto, noi ci vediamo nel prossimo episodio in cui finalmente ci libereremo probabilmente di questa basilissa che è stata davvero molto scomoda e riusciremo magari a risolvere i problemi di legittimità. Speriamo, speriamo. Ciao a tutti, buona giornata.